Presidente, oggi per lei è una grande soddisfazione, si arriva a questo risultato, la scuola era già stata riaperta, ma avete dovuto attendere tanto tempo per poterla riavere. Sì, sono passati molti mesi, da quando, e addirittura anni, da quando c'è stato il progetto finanziato con fondi ministeriali, che poi l'ente locale ha saggiamente gestito, e da quando poi tutti i lavori sono andati avanti. Un lavoro di profonda ristrutturazione di tutto l'edificio costato circa 800.000 euro. Devo dire che il Comune, in sinergia con noi scuola, ha realizzato tutte le attività con pacatezza, con capacità di intervento e con molta professionalità da parte del dirigente del sesto settore, insomma di tutta l'organizzazione comunale. Però devo dire che questo lavoro è stato frutto della cooperazione anche col nostro istituto, e devo dire anche questo lavoro è stato supportato dalla pazienza dei genitori. I tempi in realtà sono stati molto lunghi, ma oggi ci riappropriamo di un plesso che viene restituito alla città, profondamente ristrutturato e soprattutto messo in sicurezza. Lei è un profondo conoscitore della realtà scolastica di Sciacca, perché opera qui da molti anni. Ecco, parlava di territorio e quindi dell'intera città. Anche al di là delle strutture che competono alla sua scuola, qual è a suo parere la situazione a Sciacca relativa all'esigenza, all'edilizia scolastica, anche sulla base delle sue conoscenze di altre realtà siciliane? La situazione è particolarmente critica, non ci meraviglia, perché ho avuto modo di confrontare la situazione di Saccenza con quella di altre realtà regionali e istituzionali italiane, anche per funzioni svolte ministeriali eccetera. Però devo dire questo, non manca la volontà di portare ordine, di portare un nuovo equilibrio e di portare un nuovo slancio in questo settore. Vede, quando un istituto viene portato a norma, viene messo a norma e viene riaperto all'utenza, un istituto perfettamente funzionante, luminoso, con ampie sale, dotato di moderne tecnologie, questo è un punto di orgoglio non solo per l'amministrazione saccense tutta, ma per tutta la regione Sicilia. E soprattutto la scuola è indice di civiltà di un popolo, quindi ben vengano tutte le opere di costruzione di nuove scuole moderne e di ristrutturazione dell'esistente.